Salve a tutti, questo è un video bonus e parleremo della scala di 5 suoni. A questo riguardo vorrei ribadire ciò che ho sempre sostenuto riguardo due argomenti. La scala in questione è spesso definita pentatonica e questo non mi sembra corretto perché pentatonica è un termine mutuato dall'inglese pentatonic, che significa 5 suoni o 5 note. Mentre noi dovremmo dire pentafonica, che significa 5 suoni e non 5 toni. In inglese tone significa suono, mentre in italiano tono significa intervallo di tono. Dire quindi in italiano pentatonica significherebbe do, re, mi, fa diesis, sol diesis, cioè scala di 5 toni, il che non è perché la nostra scala è formata da do, re, mi, sol, la, che sono 5 suoni ma non 5 toni. Naturalmente la scala in questione può essere trasportata o iniziata da qualsiasi delle 12 note. Si potrebbe definire quindi una scala a trasposizione illimitata. Secondo punto da chiarire, qualcuno per abitudine la distingue in maggiore e minore. Questo non è possibile perché i termini maggiore e minore si riferiscono solamente al sistema tonale, che prevede la posizione dei semitoni fra terzo e quarto grado e fra settimo e ottavo grado per la scala maggiore. Terzo e quarto grado, settimo e ottavo grado, e questa è una scala maggiore. Poi, fra il secondo e il terzo, e poi un altro semitono in posizione variabile a seconda del tipo di scala usata per la scala minore. Secondo, terzo. Questa è la scala minore naturale, col semitono fra quinto e sesto. Oppure. Qui addirittura semitoni ne abbiamo altri due. Fra quinto e sesto, settimo e ottavo nella scala minore armonica. Qui fra settimo e ottavo. Certo è che se suoniamo do, re, mi, sol, la, do, re, mi, sol, la, il do, mi, sol ci potrebbe ricordare l'accordo maggiore. E se suoniamo La, Do, Re, Mi, Sol, il La, Do, Mi ci potrebbe ricordare l'accordo minore, ma non possiamo dimenticare che i termini maggiore e minore prevedono l'uso dei semitoni, che in questa scala non esistono. Potremmo dire quindi che le due scale dette sopra non sono altro che scale rivoltate. Posso continuare il rivolto? Questo non sarebbe né maggiore né minore, nemmeno questo e nemmeno questo. Un'ultima considerazione. Questa scala è stata definita dai teorici europei una successione di quinte. Do, Sol, Re, La, Mi, riportate poi in posizione stretta, Do, Re, Mi, Sol, La. Visto che questa scala è nata presumibilmente fra il XII secolo e il III secolo avanti Cristo, durante la dinastia Zhou in Cina, non credo proprio che un pescatore o un contadino cinese di quel periodo abbia teorizzato, come fece Pitagora con il monocordo, una serie di quinte per teorizzare quella scala e poi per metterla in pratica. Penso piuttosto che quella scala sia nata per la facilità di intonazione, 5 soli suoni e senza semitoni, facile da cantare e facile da suonare con una canna di bambù intagliata a mo' di flauto. Per oggi è tutto, grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.